Sono un problema annoso, grave e che volge a peggio. È inutile illudersi se le cose non cambiano, se i politici che possono decidere, che devono decidere in materia, prendono in mano la situazione e apportano tutti quegli interventi necessari per far sì che la lista d'attesa venga ridotta, non andremo altro che in una fase peggiore. Cosa succede? Il settore pubblico si sta ritraendo sempre di più e nonostante questo la lista d'attesa si allunga in molti settori. È come un ripiegare verso il privato, è come un suggerimento nei confronti del cittadino di dedicarsi, di rivolgersi al privato che, come vediamo, si sta sviluppando anche. Noi vogliamo che gli interventi siano verso il medico di medicina generale, che è un ottimo professionista ma che deve essere messo in condizione di lavorare, così come nei confronti della Guardia Medica, che opera in condizioni asfittiche e non può rendere nessun tipo di servizio perché è fornito di penna, di blocchetto tipo quattro. Quindi vogliamo sensibilizzare il politico nei confronti di questi problemi annosi che sono l'unica soluzione alle liste di attesa, all'accorciamento, alla riduzione dei tempi in tempi ragionevoli.